Buongiorno a tutti, ben ritrovati, sono il professor Marco De Piccoli. Con questo nuovo video andiamo a risolvere tre esercizi utili in preparazione all'esame di Stato, seconda prova del liceo scientifico, compito di matematica. Riguardano le funzioni, i primi aspetti relativi allo studio delle funzioni, quindi le loro proprietà in generale. Incominciamo con il primo, è tratto dal tema vero e proprio dell'anno 2007, nello specifico quesito 2, corso di ordinamento, la sessione supplettiva, ma l'esercizio dice: si determini il campo di esistenza, quindi il dominio, l'insieme di definizione, della funzione y uguale l'arcoseno, quindi l'arco il cui seno è tangente di x, con 0 minore uguale di x minore uguale di 2 pi greco. Determiniamo il campo di esistenza. Allora, di cosa si tratta? Si tratta di una funzione composta goniometrica. Infatti è la funzione arcoseno, quindi l'inverso della funzione seno. L'argomento però non è un generico angolo x, ma è la tangente di x, quindi a sua volta funzione goniometrica tangente di x, il tutto da valutare nell'intervallo 0-2 pi greco, quindi non genericamente in R. Analizzo l'argomento di arcoseno che è tangente di x. La prima cosa, voglio assicurarmi che la tangente come funzione goniometrica sia definita. La tangente è definita sempre tranne quando l'angolo è pari a 90 gradi o a 3 volte 90 gradi, cioè 270 gradi o meno 90 gradi. Insomma, non è definita a pi greco mezzi, a 3 mezzi pi greco, a men pi greco mezzi, a men 3 mezzi pi greco e così via. Vi ricordo tangente come rapporto tra seno e coseno. Non è definita seno fratto coseno quando quel coseno denominatore è 0. Quindi a pi greco mezzi più k volte pi greco più multipli di pi greco. Limitandoci però all'intervallo 0-2π greco, la tangente non è definita in π mezzi, quindi l'equivalente di 90 gradi, e in 3 mezzi π greco, l'equivalente di 270 gradi. Una volta che ci siamo assicurati che esista la funzione tangente, pensiamo all'arcoseno di questa tangente. Vi ricordo che l'arcoseno di x in generale è definito quando x è un numero reale compreso tra meno 1 e 1. Il seno di un angolo assume valori tra meno 1 e 1, angolo espresso in adianti. La funzione arcoseno, per come viene definita a partire dalla funzione seno, ha come codominio, quindi insieme dei valori, l'intervallo men pi greco mezzi pi greco mezzi. Quindi arcoseno, io ti do il valore del seno e la funzione arcoseno mi dice qual è l'arco, quindi l'angolo, il cui seno vale. Valori compresi tra meno 1 e 1, come valore di seno, angoli da prendere tra men pi greco mezzi e pi greco mezzi. Quindi arcoseno di che cosa? Valori compresi tra meno 1 e 1. X deve stare tra meno 1 e 1, estremi compresi. Nel caso di questa funzione composta, non abbiamo x, ma abbiamo tangente di x. Quindi la tangente di x deve essere compresa tra meno 1 e 1. Sono i valori ammissibili, accettabili per il seno di x, tutti i valori compresi tra meno 1 e 1 con continuità. Quindi, per andare avanti nel determinare l'insieme di definizione, nell'intervallo 0-2 pi greco, estremi inclusi, scusate, esclusi già pi greco mezzi e 3 mezzi pi greco, dobbiamo individuare quei valori di angoli, quegli angoli, la cui tangente assume valori tra meno 1 e 1, estremi appunto compresi. Quindi ci sta anche bene che la tangente sia 1 e che sia meno 1. Allora, per rispondere a questa domanda, ho preferito aiutarmi con il grafico della funzione tangente. Qui la vedete rappresentata in verde, ho utilizzato un programma, ma è uno di quei grafici da conoscere, nello specifico GeoGebra, e sono andato a evidenziare l'intervallo 0-2 pi greco. Quindi vedete dall'origine il primo tratto che sale verticalmente, sulla verticale di pi greco mezzi la tangente non c'è,
Abbiamo un altro ramo della funzione tangente tra pi greco mezzi e 3 mezzi pi greco, dove non è definita, per arrivare all'ultima linea verticale rossa, che è x uguale 2 pi greco. Ora, andiamo a considerare i valori di tangente compresi tra 1 e meno 1. Per farlo, ho tracciato le rette di equazione y uguale a 1, y uguale a meno 1. Y uguale a 1 in arancione, y uguale a meno 1 in violetto, non lo so, quel colore lì. Con l'evidenziatore arancione, non sono maestro nei colori, li confondo, sono andato a evidenziare i tratti di grafico che corrispondono ai valori di tangente, il cui argomento, angolo, sta tra 0 e 2 pi greco, ma valori di tangente maggiori o uguali di meno 1, quindi sopra la retta violetto, e minori uguali di 1 sotto la retta arancione. Abbiamo tra 0 e pi greco mezzi sicuramente 0 fino al valore pi greco quarti. La tangente di pi greco quarti vale 1, quindi ho scritto x minore uguale di x minore uguale di pi greco quarti. Secondo tratto, ok, tra pi greco mezzi e 3 mezzi pi greco, ma devo rimanere nella fascia meno 1 1. Nello specifico, la tangente vale meno 1 a 3 quarti pi greco, vale poi 0 pi greco, a 5 quarti pi greco vale 1, seguitemi sul grafico. Quindi vado a prendere quei valori compresi tra 3 quarti pi greco e 5 quarti pi greco, estremi inclusi. Ultima parte, siamo tra 3 mezzi pi greco e 2 pi greco, ma la tangente deve valere minimo meno 1, qui è negativa, siamo nel quarto quadrante, 7 quarti pi greco lo vado a comprendere, valore per il quale la tangente vale meno 1, fino ad arrivare a 2 pi greco, dove la tangente vale 0. Quindi, ultimo intervallo, 7 quarti pi greco, minore uguale di x, minore uguale di 2 pi greco. Questi tre intervalli ci danno l'insieme di definizione della funzione proposta. Osservate che qui è rispettata la condizione x diverso da pi greco mezzi e da 3 mezzi pi greco. Detto questo, passiamo al prossimo esercizio, preso da un esame finale proposto negli USA, University Illinois Southern Carbondale, scusate la pronuncia. Interessante perché ci fa ragionare sulle funzioni definite per casi, nello specifico funzioni esponenziali. Chiede di tracciare il grafico della funzione f di x pari ad e alla meno x, if x minus 0, quindi se x è minore di 0, altrimenti se x è maggiore o uguale a 0, considera e alla x più 1. Come tracciare questa funzione? Ora, esercizio a mio avviso, ok, funzioni, proprietà delle funzioni grafici, che però anche uno studente della seconda parte del terzo anno di liceo è in grado di padroneggiare o dovrebbe essere in grado di farlo. Allora, per tracciare il grafico mi muovo, diciamo, nei due casi. Considero separatamente i due casi per poi unire il tutto. Prima di tutto sono andato a considerare y uguale e alla meno x per i valori di x minori di 0. La base è i, l'esponente meno x. Vi faccio notare che è equivalente a pensare a 1 fratto e il tutto alla x, 1 fratto e tra parentesi il tutto alla x. Si tratta, la base quindi può essere pensata come 1 fratto e, numero compreso tra 0 e 1, esponenziale decrescente. L'andamento generico quindi è quello di una classica esponenziale decrescente, adesso non vado a approfondire troppo. Ho scelto tre valori di x per andare a rappresentare questo grafico. Dopo mi concentro sulle x minori di 0, minore strette di 0. Allora, ho pensato di dare a x il valore meno 1, quindi eseguendo i calcoli, e alla meno meno 1, cioè e alla 1, e circa 2,7, quindi il numero di Nepero e. Quindi nel grafico vedete meno 1 e. A x poi ho dato il valore 0, e alla 0 fa 1, a x ho dato il valore 1, lo so che è positivo, e ho ottenuto e alla meno 1, cioè 1 su e, più o meno un terzo. E così sono andato a tracciare il grafico per avere un minimo di precisione, qui l'ha fatto il programma.
Di questo grafico non lo vado a considerare tutto, quindi da meno infinito a più infinito, ma solo i suoi punti ad ascissa negativa per le x minori di 0. Quindi si tratta della parte di grafico qui presente nel secondo quadrante, tranne il punto 0,1, quello no, perché x è strettamente minore di 0. E poi ho fatto dei tratteggi l'altra parte, quella relativa alle x positive o uguali a 0. Secondo tratto e alla x a seguire più 1. Allora, per tracciare questo, qui siamo per le x maggiori o uguali di 0. Prima ho pensato al grafico dell'esponenziale in base e, quindi y uguale e alla x, esponenziale crescente perché la base e è un numero maggiore di 1. Allora, anche qui il grafico ce l'ho in testa, ma ho dato a x tre valori nell'ordine meno 1, 0 e 1. Siamo su y uguale e alla x, dovete guardare il grafico verde. Se do ad x il valore meno 1, ottengo e alla meno 1, cioè 1 su e, circa un terzo. Quindi punto meno 1, 1 su e. Se do x il valore 0, e alla 0 è pari a 1. Se do x il valore 1, e alla 1 e alla prima uguale ad e. E quindi vedete 3 punti, meno 1, 1 su e, 0, 1, 1 e, che mi hanno permesso in qualche modo di tracciare l'esponenziale, quella verde. Tra l'altro devo considerare solo le x maggiori o uguali a 1, scusate, maggiori o uguali a 0, quindi considero solo la parte di grafico nel primo quadrante, quindi per le x positive, più il punto sull'asse delle ascisse, delle ordinate, cioè 0,1, punto di coordinate 0,1. Tracciato questo, per quanto riguarda e alla x più 1, e la x più 1 altro non è che la traslazione a livello grafico di e alla x di vettore 0,1, quindi e alla x tutta sollevata di 1. Quindi dove prima l'esponenziale in base e, cioè quando x era pari a meno 1, valeva e alla meno 1, 1 su e, ora vale e alla meno 1 più 1. Quando x uguale a 0 l'esponenziale in base e valeva 1, ora 1 più 1 mi dà 2. Quando x era 1, l'esponenziale in base valeva e, quindi 2,7 circa, ora vale e più 1. Per tracciarla graficamente ci basta traslare, sollevare verso l'alto di un'unità il grafico verde, quella dell'esponenziale in base e. Mi raccomando, valori di x maggiori o uguali a 0, quindi comprendiamo 0,2. Sull'esponenziale in base e comprendevamo 0,1, ora alziamo tutto di 1. Comprendiamo il punto di coordinate 0,2 lì sull'asse delle ordinate. Quindi il solo grafico blu per le x non negative, per le x maggiori o uguali a 0. L'ultimo step è considerare il grafico visto prima, torno un attimo sopra, eccolo qua, e alla meno x per le x negative, e nello stesso piano cartesiano andare ad unirci la parte di grafico blu e alla x più 1 per le x maggiori o uguali a 0. Ed è quello che qui risulta. Mi raccomando, sull'asse delle ordinate va compreso il punto di coordinate 0,2, mentre è escluso il punto di coordinate 0,1. Altrimenti, se li comprendessi tutti e due, non sarebbe più il grafico di una funzione. E questa lo è, funzione definita su tutto R. Vi faccio notare che, dopo passo al prossimo, nel punto di ascissa 0 la funzione non è continua, ma è discontinua. Chiaramente non è derivabile e presenta un salto, quindi una discontinuità di prima specie. Passiamo però all'ultimo test, anno 2002, quesito 5, sessione ordinaria però del corso sperimentale, il PNI del 2002, 22 anni fa. Richiesta: che cosa si intende per funzione periodica? Qual è il periodo di f di x uguale meno seno di pi greco terzi x? Qual è il periodo di seno di 2x? Quindi funzioni periodiche e nello specifico individuare il periodo di due funzioni goniometriche. Che cosa si intende per funzione periodica? Beh, per definizione, data una funzione nel suo insieme di definizione, diciamo essere periodica quando è possibile definire circa essa un periodo, detto PT, T maiuscolo. Che
Che cos'è il periodo? È il più piccolo numero reale positivo che garantisce e soddisfa quale proprietà? Che il valore che la funzione assume in x più quel t, quel numero reale positivo, è uguale al valore che la funzione assume in x. Quindi, a patto, certo, che sia x che x più t, quindi se ad x vado ad aggiungere quel numero reale positivo, siano due elementi del dominio, quindi la funzione sia definita sia in x che in x più in t. Più piccolo numero reale positivo. È interessante il più piccolo perché se poi è periodica, oltre a valere f di x uguale f di x più t, vale anche f di x uguale f di x più kt, dove k è un numero intero. Però non stiamo troppo a spingerci con circa questo. Funzioni periodiche, siamo in quinta, durante il quarto anno se ne hanno studiato una bizzeffe, nello specifico, neanche tantissime, le funzioni goniometriche, seno, coseno, tangente, cotangente, magari qualcuno anche arco le inverse, o i reciproci per esempio di seno e coseno, quindi secante e cosecante, ma funzioni periodiche. Cosa interessante è che, pensato a quali sono le funzioni periodiche, dobbiamo trovare il periodo di meno seno di pi greco terzi x e seno di 2x. Si tratta di due funzioni seno. L'argomento però non è x, è da un lato pi greco terzi per x, dall'altro 2 per x. Si può dimostrare, e qui non lo faccio, che se una certa funzione f di x ha periodo t, allora la funzione pari a n, dove n è un numero reale, per x, ha un periodo pari a che cosa? A t, cioè il periodo della funzione f di x, diviso n, diviso quel numero reale che sta moltiplicando l'argomento, che sta moltiplicando x. Nel nostro caso partiamo da meno seno di pi greco terzi x. Quel meno simmetrizza rispetto all'asse delle ascisse il grafico di seno di pi greco terzi x, ma non ha effetti quel meno 1 in termini di dominio. Per quanto, e neanche di periodo. Per quanto riguarda il periodo, ragiono sulla funzione seno che ha periodo 2 pi greco e divido per pi greco terzi, che è quel numero reale che moltiplica x ad argomento. Quindi il periodo lo ottengo facendo 2 pi greco, periodo della funzione seno, diviso pi greco terzi. Dividendo e semplificando per pi greco si ottiene 2 fratto un terzo, cioè 2 per 3 primi, 3 primi, cioè 6, 2 per 3, 6. Quindi seno di x a periodo 2 pi greco, 3,14 per 2 circa, seno di pi greco terzi x a periodo 6. Pi greco è 3,14 diviso 3, siamo quasi a 1. Non è richiesto, ma per rendere un po' l'idea sono andato a rappresentare, amici di GeoGebra, le funzioni. Vedi il seno di x, che è il grafico rosso, che va a assumere tutti i valori già nell'intervallo 0,2 pi greco, che è il suo periodo, l'ho messo lì in evidenza, è quello rosso, 0,2 pi greco, tutti i valori compresi tra meno 1 e 1, meno seno di pi greco terzi, assume tutti i valori di seno di x, perché anch'esso assume come valori tutti quelli che vanno da meno 1 a 1, ma lo fa già nell'intervallo 0,6, poi lo farà in 0,6, in 6,12, 12,18, meno 6,0, meno 12, meno 6 e così via, è la periodicità, ma il grafico non era richiesto. Però se volete confrontarli, seno di pi greco terzi x è un po', è la contrazione di seno di x, è leggermente contratto, non sta, non mi serve un intervallo ampio 2 pi greco per avere gli interi valori di seno, un'oscillazione completa, me ne basta uno lungo 6. Pensiamo invece al seno di 2x, questa volta l'argomento viene moltiplicato per 2, quindi il periodo di questa funzione lo ottengo dividendo il periodo di seno, che è 2 pi greco, per 2, che è quel 2 che moltiplica x ad argomento. 2 pi greco fratto 2 fa pi greco. Questa volta, se analizziamo i grafici, in rosso il seno da 0 a 2 pi greco, invece in arancione il seno di 2x. Se vedete un'oscillazione completa,
l'assunzione completa di tutti i valori di seno, quindi tutti i numeri reali compresi tra meno 1 e 1, al seno serve un intervallo ampio 2π greco, a seno di 2x basta un intervallo ampio π greco, quindi il periodo π greco. Bene, detto questo, direi che posso andare a concludere questo video. Ovviamente vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo di iscrivervi al mio canale così da rimanere aggiornati. Lasciate un mi piace, commentate, fatemi sapere come trovate questo video, se avete domande, richieste. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video.